invece che mi ha procurato grande speranza, c'è un'intervista sul Fatto Quotidiano a un professore, Andrea Gambotto, che studia a Pittsburgh e lavora a Pittsburgh e guida un team impegnato per trovare un vaccino contro il coronavirus, e dice che il vaccino è stato già sperimentato sui topi, è un vaccino cerotto che addirittura costerà soltanto 10 euro e sarà riproducibile su larga scala in tutto il mondo. Diciamo che stamattina io mi sono detta, io mi incerotterei tutta pur di, no? Insomma, cioè, veramente, cioè, ti viene voglia di dire, daccelo questo cerotto. Spieghi un po'. Assolutamente. Allora, interessante la via di trasmissione, la via di somministrazione, perché già si è visto, è per via intradermica, quindi con un cerotto che semplifica la vita, dà meno problemi anche rispetto all'iniezione tipica delle vaccinazioni classiche. E interessante come approccio, ma anche qui io temo che per arrivare davvero alla sperimentazione sull'uomo e poi alla produzione su larga scala ci vorrà del tempo. Quindi direi segnale positivo. C'è buona strada, ma non ci illudiamo che arrivi presto, perché dobbiamo fare la sperimentazione. Dai topi si passa all'uomo, ci vuole un bel po'. Perché bisogna essere certi della sicurezza e dell'efficacia prima di poterlo industrializzare e produrlo su grandissima scala, come sarà necessario. Io mi scuso sia con...